Benvenuti anche oggi. Perché questa introduzione? Perché faremo un dolce, un altro dolce. Certo, mi ho preso sta cosa dei dolci, perdonatemi, però prometto, metterò in mezzo anche del salato nelle prossime ricette. Questa atmosfera cupa, questa introduzione per parlare di un dolce che nasce alla fine del 1400. Quasi 1500. Non a frittole, ma sempre in Italia. Che dolce è? Lo zabaglione, che ha molte storie, leggende. Del perché si chiama zabaglione ci sono diverse scuole, diversi pensieri. A noi non è che ci interessa il motivo del nome, ma ci interessa come farlo. E siccome è semplicissimo, andiamo a vedere gli ingredienti. Ingredienti per 4 persone: 6 tuorli d'uovo, 150 g di zucchero semolato e dagli 80 ai 100 g di marsala. Io ho aggiunto un po' di frutti di bosco che metteremo alla fine. In una bastardella, e non chiedetemi perché si chiama così, perché non so, coraccia, tanto caruccia. D'acciaio mettiamo i tuorli e lo zucchero e facciamo al metodo antico, sbattiamo per bene in modo che monti un pochettino. E dovete andare velocissimi, guardate come sono veloce io. C'ho un motorino nelle mano. C'ho un motorino nelle mano. Va bene. Potete usare anche qualcosa di elettrico, se non volete morire di sbattimento. Comunque deve essere un po' montato. Nel frattempo ho messo una pentola con un po' d'acqua, una pentola che abbia la capienza di far entrare questa dentro, perché dobbiamo metterla a bagnomaria. Appena l'acqua è un po' calda, mettiamo questa a bagnomaria. Ora che l'acqua è bella calda, appoggiamo lo zabaglione, cioè lo zabaglione, l'uovo sbattuto con lo zucchero, aggiungiamo il marsala e incominciamo a girare. Allora, l'acqua non deve mai andare in ebollizione, perché altrimenti si rassoda e fa i grumi l'uovo. Dobbiamo sempre comunque girarlo, tenere l'acqua in modo appunto che non bolla e continuare a girare per 10-15 minuti finché il composto non si gonfierà e diventerà bello spumoso. Con calma e pazienza facciamo passare i nostri 15 minuti, che per voi è un attimo, per me invece sono 15 minuti effettivi. Piano piano. Ecco qua, come vedete risulta bello denso. E ora lo andiamo a impiattare. Allora, le dosi che vi ho dato sono per 4 porzioni. Se lo volete freddo, dovete tirarlo fuori dal fuoco, ovviamente, però ogni 2 minuti andarlo a girare, perché sennò si separa. Si separa il liquore dall'uovo. Io ci metto qualche frutto di bosco che sprofonderà. Il nostro zabaglione è pronto.
Perfetto, anche oggi abbiamo fatto il nostro bel piatto. Questo dolce serve anche per mettersi bene in forza, quindi diciamo che per i maschietti un bello zabaglione dallo sprint giusto. E non dico altro. Io intanto mi vado a prendere il solito caffè con Antonio. Lo zabaglione me lo sono già mangiato, sono bello carico e vado a prendere il caffè. Che devo fare? C'ho Antonio. Antonio, caffè, grazie. Ma poi, Colombo ha scoperto l'America pensando che fosse l'India. Ma sono strane queste cose però.